Eivor d'Inghilterra. Eccomi. Hai detto che la regina è in pericolo. È così. Vieni con me. Guarda questa gente. Lavora con gioia, con orgoglio. La bellezza del mio vigneto di famiglia dipende da loro. Così come la qualità del vino. Non sono bestie da sopra. Questo vigneto li rende orgogliosi quanto me. Non sono qui per ammirare il tuo vigneto. No? Ma questo è più di un vigneto. È il futuro del regno. Il futuro che non si realizzerà con Carlo. Hai colto gli acini al momento giusto, Roland. Molto bene. Impeccabile, come sempre. Grazie, signore. Da questi acini nasce il vino del mio pregiato vigneto. Ammetto che queste sono terre di rara bellezza. È così. Vieni. Sono più lento di un tempo. Il mio dottore dice che sarei dovuto morire per le tue ferite. Hai scelto tu di combattere. E tu ti sei battuto per la tua gente e per il tuo onore. Non ti porto rancore. Ti sei comportato davvero, capo. Siamo più simili di quanto sembri, Eivor. E quelle cicatrici me lo ricordano. Temevo che il mio messaggio non superasse le asce di Siegfried. Siegfried è morto. Sono le asce di Toka ora. Chi l'ha ucciso? Io. Sapevo che eravate diversi. Lui era un macellaio dissennato e incurante della carne macellata. Il messaggio diceva che Riccarda è in pericolo. È per questo che mi hai chiamato? Questi uomini appartengono alle forze ribelli contro Carlo. Ho accettato il triste fatto che tu, Eivor, uno straniero del nord, abbia più onore e più coraggio del mio stesso re. L'onore va oltre la patria e il credo. Vero. E credo lo sappia anche Riccarda. Lei e quel bastardo di Bernardo sono solo due pedine nel futuro del regno. Bernardo. Una parte di me voleva consegnarlo a Carlo. Ma hai avuto la grazia di non condannare il ragazzo alle pene dell'inferno in questa vita. Starà meglio con Riccarda. Dov'è la regina? Si nasconde in una taverna ad Amiens, sorvegliata dai miei uomini. Ma non mi fanno rapporto da troppo tempo. Oh. Troverò Riccarda. Ho il dovere di restituirle l'aiuto che mi ha dato. E poi è mia amica. C'è un'altra cosa. Questa ribellione riuscirà. E quando accadrà, la mia strada verso la corona sarà ben tracciata. Il tuo vero obiettivo? Ho servito con lealtà il regno franco, Carlo e Dio. Ma Carlo si è rivelato indegno. Tu vuoi un re franco che non marcerà mai sull'Inghilterra? Quel re sono io. Sì, uccido Carlo per te. Se uccidi Carlo per il bene del regno, te ne saremo grati. Tu sei un uomo d'onore, Conte Oddone. Se ne avrò l'occasione, ucciderò Carlo. E così facendo, ti assicurerai un'alleanza tra la gente del tuo clan e tutte le genti del regno franco. Per prima cosa, cercherò Riccarda ad Amiens. Ma allora va, Eivor il saggio. Pregherò perché il Signore possa guidare la tua lama. Sconfiggeremo il male, come abbiamo sempre fatto. Me tirer le fer comme cette baronne est tête.
That man's to sense the Villa Falls.